Ma io non credo che ci possano essere dei modelli. Io so solo una cosa, e di questo parlo, quando mi chiedono quei comunisti, io parlo dell'uguaglianza. Allora, se i diritti sono la libertà e l'uguaglianza, e vorrei includerci l'uguaglianza, perché l'uguaglianza è fondamentale come diritto, beh, io so che il capitalismo non me la potrà mai dare, perché nel meccanismo stesso del profitto e del mercato è fondato sulla disuguaglianza. La competitività del mercato e del capitalismo ha bisogno della disuguaglianza, no? Perché l'obiettivo è competere per mettere sotto uno e fare prevalere l'altro. Io posso contenere questo meccanismo e l'ho contenuto in qualche modo con le conquiste, no? Perché noi abbiamo una libertà e un'uguaglianza che vale solo per la sfera pubblica, no? I cittadini sono uguali di fronte alla legge, tutti hanno un voto, tutti possono essere uguali di fronte alla legge, però appena vado alle porte della Fiat, Marchionne mi può dire, e può dire alla FIOM, ma tu che vuoi? Questa è casa mia, faccio quello che mi pare, ubbidisci, sono fatti miei. E quindi là si ferma, l'uguaglianza non c'è più. Questo è insito in questo meccanismo, quindi so che questo meccanismo lo devo superare. Come lo posso superare? E questo siamo, non è che la questione del fatto che il socialismo e l'Unione Sovietica sia andato a finire male sia un dettaglio. È stata una tragedia. Io credo che se il PC avesse anche riconosciuto 10 anni prima ufficialmente, e Togliatti stesso l'avrebbe potuto fare ancora prima, che quella cosa non andava bene, forse sarebbe stato meglio, non ci sarebbe stata oggi questa timidezza nel dirsi comunisti. È una ricerca, io credo, qui arrivo al manifesto, noi l'abbiamo sempre considerato e abbiamo sempre detto, non c'è un modello, Marx non si è mai sognato di definire un modello e tantemeno Gramsci, ma un itinerario, sì, una ricerca, sì, con dei capisaldi, con delle idee. Con delle idee, ma non c'è un modello, anche perché i tempi cambiano, perché i posti, le regioni del mondo sono diversi, e quindi è un itinerario nel quale abbiamo un enorme patrimonio però da usare. La cosa tremenda che è successa è che l'abbiamo buttato via, e quindi senza riflettere anche criticamente su questo.